Amici e amiche della pallina vocalizzata in diretta dal Palladio di Valdagno, il più cordiale buonasera da Domenico Tomba per raccontarvi il match di questa sera tra i padroni di casa della Westport Hockey Club Valdagno e l'Amatori Vasken Lodi. Giornata numero 20 della centesima edizione del campionato di A1 di hockey pista. Amatori Vasken Lodi che cerca il riscatto sulla pista valdagnese dopo la sconfitta patita in casa con il Trissino. Il rientro stasera del portierissimo Valentin Grimalt, argentino, classe 89, campione del mondo, capitano di questa squadra e miglior portiere del nostro campionato. Alla Westport Hockey Club Valdagno a quota 21 punti, rimane solo la ricerca della miglior prestazione stagionale dopo la vittoria casalinga di mercoledì col Montebello per tentare di avvicinarsi al Vercelli che attualmente difende quota 28 punti. La squadra di mister Luca Chiarello potrà contare anche questa sera sul suo sesto uomo, il tifo organizzato dalla curva sud, le brigate valdagnesi che sentono particolarmente questa sfida anche tra opposte tifoserie, e meno male abbiamo anche la curva sud con tanti tifosi che arrivano da Lodi. Le riprese di Roberto Bauce alla telecamera, la regia e di Marco Zen, la voce di Domenico Tomba. Si gioca agli ordini dei signori Claudio Ferraro di Bassano e Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo. Direi che l'attesa è finita, comincia Westport Hockey Club Valdagno, subito le formazioni cominciando dall'Amatori Vasken Lodi con il numero 12 Valentin Grimalta, il numero 4 Lorenzo Giovanetti, il 5 Alessandro Cicri Faccin, il 7 Pablo Najera, il numero 9 Felipe Fernandez, il 17 Nicolas Barbieri, il Piccinin, il 54 Andrea Fantozzi, il 63 Morgan Antonioni, il 68 Liam Bozzetto, il 49 l'altro portiere Riccardo Porchera, l'allenatore Pierluigi Gigio Bresciani. Risponde naturalmente in tenuta giallo-rossa a bande verticali per il Lodi con pantaloncini rossi. Risponde Valdagno in tenuta bianco-azzurra con il numero 15 Giulio Checchetto che è il secondo portiere, il numero 2 Davide Motarani, il 4 è Davide Nadini, l'8 è il Piro, Davide Piroli, 9 è il Ciupete Valdagnese, Giuliano Giuliani, il 17 è Sciavi Rubio, il 29 è il capitano, mio capitano Mattia Cocco, il 55 è Nico Geda, l'84 è Emanuele Garcia. Il numero 10, Spider Boy Valdagnese, Bruno Sgaria, l'allenatore Luca Chiarello. Diciamo sì, agli ordini dei signori Claudio Ferraro di Bassano e Mauro Gian Gregorio di Giovinazzo. Un saluto a tutti gli amici giovinazzesi e eventualmente in ascolto. Andiamo in diretta, cerchiamo di capire come cominciano le due formazioni con i due quintetti base. Lodi con Valentin Grimalta tra i pali, Pablo Nera, Antonioni, Felipe e Faccin. Valdagno che risponde con Nico Geda, Giuliano Giuliani in tresso di lui, Sciavi Rubio e Davide Motaran, Bruno Sgarri naturalmente tra i pali. Quindi eccoli qua come hanno deciso di cominciare i due allenatori per questa importante partita, importante per Lodi che deve rimanere lì, difende la sua terza posizione a 37 punti con 19 partite giocate, un più 15 di differenza reti. Valdagno che invece si trova attualmente in nona posizione, 21 punti, la differenza reti è meno 6 per la formazione di casa. Andiamo a vedere Fernandez per Najera, lo scambio per Morgan Antonioni. A gestire Antonioni a centro pista, giù per Faccin. Saluto la mamma, ma probabilmente sono tutti qua, dal Tony in giù. Così, la chicca di aver giocato insieme, almeno in quelle che erano le partite tra veterani, anche con oltre che con il Tony, con il papà, nel 79, capocannoniere proprio di questo campionato. Deve andare al tiro Lodi, la riprende Nico Geda. Diciamo che quando si giocava assieme era uno spettacolo vedere padre e figlio assieme in pista.
Andiamo intanto a Morgan Antonioni che riconquista questa buona palla sulla balaustra, va, la mette anche lì, si deve impegnare Motaran per non far tirare il Cicri. Alessandro Faccin, Xavi Rubio, ancora lui. Naturalmente, come dicevamo, tifoserie che sono ben presenti anche sulle due curve da una parte e dall'altra, e questo per questo tipo di sport è assolutamente... Intanto c'è uno scontro tra Felipe Fernandez e Nico Ojeda, a terra tutti e due, capocciata reciproca di assincerarsi delle condizioni. Gioco fermo, sono in pista anche i sanitari, vediamo un po', c'è Felipe Fernandez che è il secondo miglior marcatore della formazione Gigio Bresciani, 12 gol attualmente al suo attivo. E naturalmente gioco fermo 22:50, siamo sullo 0-0 qui al Pallalido di Valdagno. Dicevamo del rientro proprio stasera di Valentin Grimaldi in porta, argentino campione del mondo, già con esperienza nel campionato italiano qualche anno fa dalle parti di Giovinazzo proprio. Da dove arriva anche il secondo arbitro. Sembra si possa ricominciare, c'è il cambio però, esce Nico Ojeda, entra Emanuel Garcia. Tutto pronto, può ricominciare a correre la pallina e anche il cronometro. Motaran per Giuliano Giuliani. Prova l'assist dentro, c'è un fallo di squadra intanto fischiato a Lodi. Il primo fallo lo fischia Claudio Ferraro. Posizione centrale, entra in barriera, intanto c'è anche Bozzetto dentro, Liam. Naira Faccina e Bozzetto in panchina, Antonione a gestire Giuliano Giuliani. Tentativo Giuliano Giuliani, riesce a riconquistare sul rimpallo, è finito sulla balaustra di fondo campo il tiro di Emanuele Garcia. Ancora il ciupete valdagnese che gestisce, prova a metterla lì, bassa, radente, rasoiata che non va, e attenta Valentin Grimaldi a difendere la sua gabbia. Antonioni per Nahera, poi Faccina, ancora Antonioni, là davanti Liam Bozzetto. Ancora Nahera, prova ad andare a retroporta, va lui, c'è Antonioni, poi palla che rimane lì, la serve per Xavi Rubio e in anticipo Faccina. Poi qui bell'intervento di Grimaldi con la stecca, stava arrivando, era postato proprio lì davanti Davide Motaran. Queste cose che magari si vedono meno, ma sono interventi assolutamente importanti. Qui c'è l'errore intanto, palla troppo arretrata per Faccin, Xavi Rubio dietro, ancora Motaran si muove bene lì davanti, formazione di Chiarello, finora ottimi ritmi. Naturalmente la partita la farà certamente Lodi, che ha necessità assoluta del punteggio pieno. Morgan Antonioni, doppia finta, stava arrivando in zona tiro, poi ci rinuncia e rifà giocare Bozzetto per Nahera, ancora Liam. Scusate, mi viene più spontaneo chiamarlo Liam che Bozzetto, un po' per i trascorsi qui nel Vicentino quando era nel Montecchio Precalcino. Epiche sfide tra under 13, 15, 17 e quant'altro.
Davide Motaranna intanto ferma e fa ripartire Giuliano Giuliani, che ha proprio Faccin davanti che lo ferma. Stecca bassa anche Ale Faccin, uno di quelli cresciuto a pane e hockey, e Tony ne sa qualcosa. Ancora Liam Bozzetto prova a giocarsela a centroporta, Nahera dall'altra parte. Fischia Gian Gregorio. Pallina che torna nelle stecche giallorosse con Nahera che va basso su Bozzetto che ci retroporta. Antonioni la finta, scivola Nico Geda, riesce in extremis a impedire il tiro a Morgan Antonioni, che sta andando a mirare l'angolino a sinistra di Bruno Sgaria. Ancora Motaran centropista, è alta la pressione lodigiana sul portatore di palla valdagnese, palla che va giù, la riconquista proprio Liam Bozzetto, stop e riparte a testa alta il numero 68 lodigiano. Nahera che arriva dal Sarzana, Pablo Nahera, spagnolo, catalano per la precisione, classe 98. Ancora Faccina a gestire per Bozzetto. Bozzetto, Antonioni. Un altro giro, poi riesce a finire lungo la balaustra. Nico Geda lo ferma, poi riparte in velocità. Fischiato un secondo fallo a Lodi. Xavi Rubio e Giuliano Giuliani a gestire. Invece vediamo Felipe Fernandez in panchina con una vistosa fasciatura sulla fronte. Fortunatamente, speriamo nulla di grave, perché è lì, nonostante fronte incerottata. Nico Geda prova il tunnel, ripartono 3 contro 2 adesso, Bozzetto, Antonioni e Faccin. Bozzetto al tiro, gli risponde Bruno Sgaria. 2 contro 1 adesso, Giuliano Giuliani la mette lì, la mette il ciupete valdagnese! Contropiede da manuale, 2 contro 1, niente da fare lì, gancio basso. Andiamo a rivedere. Gran gol del ciupete, eccolo qua. Ripartono in 2 contro 1. Poi c'è la finta di Giuliano Giuliani su Grimalte, che andava a coprire lo specchio sinistro della sua porta. Va dall'altra parte Giuliano Giuliani e la mette lì. Valdagno che passa. E adesso naturalmente la partita sale sicuramente di ritmo. Nahera, attenzione. Palla in movimento, tutto da rifare. Cambia il risultato qui a Valdagno, dunque la sblocca la squadra di casa dopo 7 minuti scarsi di gioco. Un incidente difensivo per il Lodi. L'intervento di Grimalta con la stecca oltre la riga blu, non ci può andare il portiere. E lì a 2 passi Paolo Ferraro. Scusate, Claudio, perché lo chiamo Paolo? Claudio. E Giuliano Giuliani galvanizzato dal gol qui, numero su Antonioni. Poi c'è l'errore, la recupera ancora Giuliani, scatenato stasera il ciupete. Giù per Davide Motaran, che prova ad andare al centro, scambia per Rubio, l'attacco doppio,
Recupera palle Lodi, Antonioni, largo, Nahera non la vede arrivare. Può ripartire la formazione di casa con Xavi Rubio. Rubio per Nico Geda. Ancora Giuliani, va per vie centrali, Giuliano Giuliani. Argentino, primo anno per lui qui a Valdagno, capitano della nazionale argentina, l'albiceleste, campione del mondo, under 19 naturalmente. Lotta intanto, si lotta lì a centrocampo, alla meglio Davide Mottaran che può ripartire, la mette lì per Giuliano Giuliani. Pallina che passa davvero poco sopra la traversa di Valentin Grimalt. Claudio Ferraro che va a spiegare qualcosa a Pablo Nahera. Giuliani è attivissimo, lo vede là distante, prova a rilanciarlo, cercava Nico Ojeda per far ripartire il contropiede Bruno Sgarria. Corana era anche lui uno dei più attivi nella formazione di Gigio Bresciani. È rientrato intanto Fernandez, Felipe, portoghese, classe 98, attaccante di razza. Ancora questo scambio, Nahera Fernandez, Nahera giù per Giovannetti, ne è entrato che lui, cerca l'alza e schiaccia, non lo trova, Lorenzo Giovannetti arriva dal forte, numero 4 della formazione Gigio Bresciani, anche lui un 97, tanto Luca Chiarello fa entrare il miglior realizzatore fin qui in stagione ed è per il Valdagno, Emanuele Garcia. Xavi Rubio prova ad andare giù. Fernandez intanto, c'è un controllo. Emanuele Garcia riesce a uscirne. Davide Piroli. Dopo il rientro contro Montebello, rientro e gol per lui. Stasera può dare una grossa mano alla causa. Sulla botta lì di Fernandez c'è il primo time out chiesto da coach Chiarello. Dunque Valdagno 1, Lodi 0 dopo 10 minuti esatti di gioco. Vediamo se riusciamo a rivedere la rete di Giuliano Giuliani, il più classico dei contropiedi, 2 contro 1, in ritardo il secondo difensore lodigiano. Vediamo anche come sta andando sugli altri campi della Serie A. Montebello e Viareggio sono sullo 0-0, così come Montecchio Precalcino e Vercelli, due sfide molto importanti per la parte bassa della classifica, mentre a Forte dei Marmi, Forte e Grosseto sono sull'1-1 e Sarzana e Sandrigo invece ancora 0-0, partite appena iniziate da una decina di minuti. Trissino Bassano, un altro partitone, si giocherà domani alle 18 al Paladante. Tutto pronto per ricominciare qui al Palalido le ostilità tra Wise Porto, che Club Valdagno e Amatori Vasca Lodi. Pallina che deve rientrare in campo. Davide Piroli sulla palla per il tocco su Xavi Rubio. Adesso va, è uno contro uno la scelta di Gigio Bresciani, che ha deciso di passare a uomo per mettere più pressione sul portatore di palla valdagnese. Davide Piroli prova ad andare via, vediamo come la gestisce Valdagno.
E adesso c'è massima pressione Lodi. Ci prova Piroli, esterno della rete. È entrato intanto anche il numero 54, Andrea Fantozzi, classe 97, figlio d'arte. Perché se non lo dico qualcuno poi potrebbe offendersi. Ciao Giancarlo intanto. Vediamo un po' qui, palla che torna comunque nelle stecche bianco-azzurre con Xavi Rubio a gestire. Diciamo adesso molta pressione giustamente da parte di Bresciani, che c'è di andare uno contro uno. Emanuel Garcia, ci mette la stecca Valentin Grimalt, fa ripartire i suoi Fantozzi. Giovannetti, Nahera la intercetta al centro, poi deve ripartire dalla sua metà campo Fernandez per Nahera, ancora lui, si accentra Nahera, attenzione, la può mettere lì per Felipe. Deve impegnarsi Rubio per contrastare il portoghese. Tanto Fantozzi, il top scorer della formazione Gigio Bresciani. Arriva Davide Nadini, ne è entrato per il Valdagno a sbrogliare un po' la matassa. Xavi Rubio che va via, la mette lì. C'era una buona opportunità per 1-2-3, tutta di prima. Ci ha provato Davide Piroli. Si trova davanti Gambali, Pettorina, Muro, Stecca, Ganguantoni di Grimalt, niente da fare. Chiude bene la porta qui Valentin. Ancora Davide Piroli che prova ad andare via, c'è Giovannetti su di lui che gli ruba palla, può far ripartire, difende il centro intanto Giovannetti, poi Nahera che ci prova, Fernandez ancora lui, Fantozzi largo, torna sui suoi passi, prova ad accentrarsi Fantozzi, chiude Nadini. Poi buona l'idea lì di Giovannetti, giù per Nahera, era buono lo schema. Poi Nadini, vediamo un po', vede Rubio, ma è cambiata già la difesa, è già cambiata la modalità difensiva dell'Lodi. Fallo di squadra, 2-2, time out Lodi, questa volta è Gigio Bresciani a voler vederci chiaro con i suoi. Sempre molto tranquilla la gestione del Gigio in panchina. Intanto a Sarzana è passato in vantaggio sul Sandrigo, Sarzana 1, Sandrigo 0. E a Montecchio Precalcino nella sfida diretta qui dietro casa, Vercelli è avanti 1-0 sul Montecchio. Anche il Montebello è passato in vantaggio 1-0 sul Viareggio, mentre Monza e Follonica, in quel di Monza, rimane inchiodata sul 0-0, reti bianche in terra lombarda. Qui 12-08 da giocare, 2-2 la situazione dei falli di squadra. Valdagno avanti 1-0 grazie alla rete di Giuliano Giuliani. Lodi che sta aggredendo le caviglie degli avversari perché ha messo massima pressione Gigio Bresciani. E intanto dentro Nicolas Barbieri, qui mi prendo il copyright del collega Lodigiano, il Piccinin, ha salutato il Papi prima in tribuna. Nicolas, eccolo qua, numero 17, appena entrato. Giovannetti giù per Fantozzi. Diciamo Fantozzi che è il top scorer con 17 reti per Lodi. Fallo che è fischiato a
Lodi, terzo fallo. Ma partita finora, a parte uno scontro fortuito tra Fernandez e Nikon Jeda, assolutamente corretta. Davide Nadini che riparte dalla propria metà campo, prova a metterla lì, c'è l'errore, si chiude la difesa locale. Barbieri intanto retroporta, lo scambio per Giovannetti, buon minutaggio anche per questo forte Marmino. La botta di Felipe, pericolosissima, qui passa veramente poco sopra la traversa della porta difesa da Bruno Sgarria. Manuel Garcia ancora, poi Rubio, cerca lì, palla alta, sarà giallorossa. Fantozzi in velocità, accelera Andrea Fantozzi, prova ad andare a retroporta lui, poi la rischia un po' qui sul possesso. Sì, tranquillo scambio e l'appoggio su Nicolas Barbieri, poi c'è Felipe all'altra parte, scadono i 5. Un certo disappunto qui. Gian Gregorio a indicare il punto di battuta, Xavi Rubio con Davide Piroli. Ancora Rubio, prova ad andare giù. Adesso giretto retroporta, lo scarico per Nadini. Pallina che non va, non trova il bersaglio per una deviazione di Giovannetti. Ancora Fantozzi a centropista. Giovannetti perde palla, la recupera Xavi Rubio, ma rimangono lì, vedete, i giocatori lodigiani, c'è pressione sul portatore di palla, uno contro uno. Poi Giovannetti riesce a recuperare palla, attenzione, ottima l'azione del numero 4, forte Marmino, a stecca lunga. Felipe, poi c'è Barbieri, ancora Felipe, Fernandez, il numero di Fernandez, sotto gamba, riesce ad arrivare al centro ma è sbilanciato quando va a tirare. Fantozzi, botta bassa lì. Lodi che ricomincia la propria azione dalla metà campo per poi spostare il baricentro dell'azione più vicino. Va giù Fernandez. Lanciato verso la porta, vediamo cosa, da quello che ho visto è, non so se rigore o punizione di prima, la posizione di Ferraro. Esce Fernandez, si è procurato il fallo e ci va Liam Bozzetto. Bozzetto, tre gol per lui. Scaramanticamente non vi leggo le statistiche del resto. Dunque, Liam Bozzetto contro Bruno Sgarria. 9 e 15 ancora da giocare in questo primo tempo. Punizione di prima senza cartellino blu. La finta di Bozzetto che poi prova ad andare su Sgarria che ci mette la stecca. Poi si gira bene Liam. Sventa, riesce a sventare Bruno Sgarria, ha aspettato fino all'ultimo prima di scendere, ha scelto il lato giusto. Quindi aggiorniamo la statistica per Liam, 1 su 6.
Vediamo se è cambiato qualcosa negli altri campi della 1 che stiamo seguendo. Vercelli ha raddoppiato in quel di Montecchio Precalcino, Vercelli 2, Montecchio Precalcino 0. A Montebello, Montebello sempre avanti 1-0, Monza Follonica 0-0. Mentre a Forte dei Marmi, Grosseto avanti 2-1 in quel di Forte. E Sarzana continua a mantenere un gol di vantaggio su Sandrigo. Torniamo in diretta dove a 9.06 dalla fine di questo primo tempo Valdagno avanti 1-0 su Lodi. Giuliano Giuliani. Ci riprova ancora Giuliano Giuliani. La riconquista bene Giovannetti che accelera, vede dall'altra parte Fantozzi. Poi chiede molto ai freni dei suoi pattini Fantozzi, si ferma, gira, lo scambio, ancora lui. Si gira bene qui, grande assist dentro. Mezza pallina che resta lì. Tutto fermo, 8:35, 3-3 la situazione falli. Ale Faccin rientrato intanto, Barbieri, Fantozzi, botta bassa lì di Fantozzi, pericolosa ma smorzata, arriva telefonata a Bruno Sgaglia che la può gestire, riparte Motaran per Nico Geda, rientrato anche lui con l'aiuto della balaustra, Motaran prova ad andare via, poi va giù, riparte Barbieri. Tutto regolare, Barbieri, Giovannetti, la riconquista Motaran per Giuliano Giuliani, lo ferma Faccin, efficace in difesa Alessandro in questo secondo scorcio di partita. Ancora Barbieri che si accentra, il Piccinin scambia per il Cicri. Poi Giovannetti, gioca un po' a tre adesso Lodi, prova ad andare giù Barbieri, vediamo c'è il taglio dentro proprio di Faccin, con Nico Ojeda a difendere il centro, c'è il cambio poi Ojeda tiene Fantozzi, Giovannetti prova a caricarla lì, trova il guantone di Bruno Sgaglia che neutralizza, risposta valdagnese. Ancora Giuliano Giuliani, Nico Geda. Il gran tocco di Grimalt a rilanciare il contropiede di Barbieri che però riesce ad agganciare. Nico Geda che va via a retroporta, cerca l'alza e schiaccia, sono in due su di lui, scarica per Motaran, la finta di doppia finta di Motaran, troppo, gli alza la stecca. Richiama all'ordine tutti, il fischio di Ferraro non perdona. Giuliani, Nico Geda, Davide Motaran, diamo la scelta. Ojeda che ci prova, attenzione Nicolas Barbieri, fortunatamente impiega una frazione di secondo in più a controllare palla, stava succedendo un patatrack in difesa, 3 contro 1, rientra Morgan Antonioni, però Barbieri qui se ne porta a spasso un paio, poi Giuliano Giuliani è il più lesto di tutti, la finta qui, la botta di Nadini. Limpida occasione da gol valdagnese, ma c'è quel numero 12 lì che vi vuole spiegare un po'. Sarei anche campione del mondo. Riparte Lodi, 6 minuti alla fine di questo primo tempo. Valdagno avanti 1-0 nel conteggio delle reti. Nel conteggio dei falli ne ha 4 Lodi, 3 Valdagno.
direi che come gestione ci siamo. Nicolas Barbieri ancora per Fantozzi, può andare via Fantozzi, buona la sua idea, però ci mette la stecca Bruno Sgaria. Davide Motaran prova ad andare in slalom, lo fermano in due in modo assolutamente regolare Facin. Fantozzi, la botta di Fantozzi, può prendere anche la mira Andrea, il numero 54 giallorosso, che è anche, dicevamo, il miglior marcatore della formazione di Gigio Bresciani. È partita che adesso si va punto a punto. Fantozzi che riparte da solo in slalom, poi cercava l'appoggio su Facin, ma lo anticipa Ojeda, che si fa perdonare il mezzo errore di prima. La buona idea di Xavi Rubio, l'assistente per Giuliano Giuliani. Barbieri per Antonioni, siamo già nella zona offensiva lodigiana. Fa girare bene pallina, è veloce lo scambio di entrambe le formazioni, sono molto rapide nella gestione. Attenzione qui, palla che resta lì, e quando troppo facile, era più facile sbagliarla qui che poi ancora Facin trova i gambali di Xavi Rubio. Va giù Antonioni, Barbieri, buono anche il minutaggio per Nicolas. Dovevano giù in due, franano in due addosso al povero Sgaria, non succede niente, porta a posto Giuliano Giuliani, 3-23, ancora Giuliani. Difese molto attente da una parte e anche dall'altra, sull'unica sbavatura lodigiana è nata la rete valdagnese, che bisogna prestare massima attenzione perché con questa tipologia di giocatori dentro è veramente un attimo. Pablo Nahera intanto rientrato in pista con la velocità catalana, qui un paio di finte già retroporta, si ferma, fischia un fallo di lunetta Gian Gregorio. 2:47 da giocare, time out Lodi. Vediamo se è cambiato qualcosa nelle punteggi sostanzialmente invariati rispetto a quanto vi abbiamo comunicato qualche istante fa in Serie A. Ne approfittiamo per vedere un po' di statistiche sui giocatori in campo. Per quello che riguarda Lodi, il miglior marcatore Andrea Fantozzi, poi c'è Felipe Fernandez con 12 reti, Fantozzi ne ha 17, 11 ne ha Nahera, 9 Antonioni, 7 Giovannetti, 4 Barbieri e 3 a testa per Bozzetto e Facin. Intanto si può tornare sul terreno di gioco, tornare in diretta per questi 2:47 di gioco effettivo che rimangono alla fine del primo tempo tra Y Sport Hockey Club Valdagno e Amatori Vasken Lodi. È rientrato anche Felipe, quindi Felipe Fernandez, Nahera, Antonioni e Facin.
Valdagno con Giuliani Rubio, Nicolo Geda e Davide Mottaran. Nahera, attenzione. Prova ad andare Antonioni. Pallina che resta retroporta. Giuliano Giuliani che deve gestire. Aumenta la pressione in questa fase finale del primo tempo. La formazione ospite, Giuliano Giuliani, prova a gestire retroporta, lo scambio dall'altra parte, il cambio di lato e il cambio di lato con Nico Geda da una parte all'altra del campo. Davide Mottaran può provare la botta, lo ferma Morgan Antonioni. Ancora Xavi Rubio, si muove, gira largo, palla che resta lì, attenzione Grimalt. Grimalt appoggio col guantone un po' rischioso, pubblico che rumoreggia, ma fallo di squadra fischiato a Lodi che va a 5. Ancora Giuliano Giuliani che ci prova ma non trova la porta. Mottaran, va lui, Felipe Fernandez per Nahera, ancora Antonioni, Nahera. Ultimi 80 secondi di questo primo tempo, Lodi che naturalmente adesso è in massima pressione. Ed è anche molto veloce a rientrare perché finora non ha subito di questo atteggiamento che tende naturalmente a essere potenzialmente più pericoloso soprattutto sulle potenziali ripartenze valdagnesi. Tanto Xavi Rubio giù per Mottaran che tiene pallina, la scarica ancora lui, Giuliano Giuliani, vede Nico Geda. 40 secondi, ne rimangono 13 per andare al tiro per Valdagno. Mottaran può caricare la botta, Mottaran, ma trova l'opposizione di Antonioni. Nahera ancora Mottaran, Giuliani, 20 secondi. Vediamo Giuliani che preferisce un sicuro appoggio sul liberissimo Xavi Rubio nella propria metà campo. Geda, Rubio, attenzione, Xavi Rubio può metterla lì, Giuliano Giuliani, finisce il primo tempo sul fischio di Ferraro, squadre che vanno a riposo con Valdagno in vantaggio 1-0 qui al Palalido in questa sfida tra Y Sport, Hockey Club Valdagno e Amatori Vasken Lodi. Ci risentiamo tra una decina di minuti, rimanete con noi.
Ben ricollegata in diretta con il Paladino di Valdagno. Secondo tempo di questa Y Spartak Club Valdagno Amatori Vasken Lodi. Primo tempo si è concluso sull'1-0 per la formazione di casa, il gol di Giuliano Giuliani dopo 7 minuti. Vediamo come ripartono le due formazioni. Valentin Grimante tra i pali per il Lodi. Fernandez che non ha più la fasciatura che aveva nel primo tempo, ha le faccine in possesso palle in questo momento, lo scambio per Nahera, si gira subito Nahera e poi c'è Morgan Antonioni a chiudere il pacchetto iniziale giallo-rosso. Valdagno che risponde con Bruno Sgalia tra i pali, Xavi Rubio, Emanuele Garcia, Davide Motaran e Giuliano Giuliani. Partita molto tattica nel primo tempo, dopo la rete valdagnese Lodi è andato per un lungo minutaggio sul uno contro uno, rischiando anche qualcosa. Ha avuto anche la possibilità del raddoppio, la formazione di casa, non fosse altro che poi in porta c'è quel numero 12 lì. Ci prova anche Bruno Sgarria a mettersi in luce con questa, si distende sulla sua destra e para col guantone gambale Facin, buona l'idea e anche l'assist per Antonioni, però c'è su di lui Emanuele Garcia. Palla che torna nelle stecche della squadra di coach Chiarello, che sta gestendo bene i ritmi e i cambi finora, vediamo un po'. Manca una vita naturalmente, la partita è tutta da giocare, da vedere, da gustare in diretta con noi, con le riprese di Roberto Bauci e la regia di Marco Zen. Morgan Antonioni intanto, numero 63 giallo-rosso per Facin. È passato a trovarci prima in tribuna stampa il papà, il Tony Facin. Capocannoniere del campionato quando non si giocava ancora a stagione ma si giocava tutto l'anno all'aperto, con le ruote in alluminio quando pioveva, queste sono cose da raccontare. C'è il fallo intanto fischiato a Lodi, sesto fallo, Motaran per vie centrali, scarica per Xavi Rubio, ma è evidente che Valdagno dovrà cambiare qualcosa nell'atteggiamento perché non può rimanere passivo per 22 minuti e sperare di capitalizzare una sola rete di vantaggio. Attenzione, c'è Garcia, può muoversi lì, lo ferma bene Antonioni. Poi va anche al tiro, c'era forse Nahera qua libero sulla, sotto la nostra postazione. Motaran che riparte, Rubio che rimane dietro a appoggio ultimo uomo. Scambio adesso Giuliani Motaran, pallina bassa deviata da Nahera con la stecca. Va lontano dalla porta difesa da Valentin Grimalt. Pablo Nahera poi qui. Xavi Rubio, lotta catalana qua, l'errore Garcia, vediamo un po', è più veloce di tutti, è Morgan Antonioni. Infrazione di 5, pallina valdagnese. Motaran per Rubio, difficile trovare spazi qui da una parte e anche dall'altra, diciamo una partita molto tattica, squadre molto attente. Attenzione Emanuele Garcia, poi ancora Facin in velocità, deve fermarsi, riscarica per Pablo Nahera, finta di corpo del catalano che la mette lì, doppia risposta di Bruno Sgarria, massima pressione adesso del Lodi.
che deve fare naturalmente la partita. Nahera, pallina che si impenna, resta nelle stecche di Xavi Rubio. Rubio la può provare a mettere lì, Grimalt come un micione lì, poi Rubio con Giuliani che arriva, scelta invece per Motaran, stop di petto di Fernandez, non si può. Se ne sono andati via 4 minuti e mezzo di questo secondo tempo. Diciamo formazioni molto attente, soprattutto nella fase difensiva. Infatti quella della... quella del gol è stata un po' una sbavatura difensiva, solamente un leggero ritardo del secondo difensore che stava rientrando, ha aperto un 2 contro 1, qui cerca il numero Facin, ma è difficile, pressati da Bumbum Motaran. Emmanuel Garcia, Nahera a simulare il gesto del gomito alto, Ferraro è lì a due passi. Intanto c'è il cambio nelle file del Valdagno, esce Davide Motaran, dentro un altro Davide, ce ne sono tre in squadra, Piroli, Nadini e Motaran. Tutto pronto, può ricominciare a scorrere il cronometro, corre la pallina da 155 grammi. Davide Piroli tocca la sua prima pallina in questo secondo tempo. Xavi Rubio capisce tutto, Morgan Antonioni, attenzione perché adesso va 2 contro 1, Morgan Antonioni! La mette lui! Una sbavatura di qua, una sbavatura di là, Lodi la pareggia. Andiamo a rivedere qui, Antonioni è... bravo a intercettare, poi non riesce a rientrare sul giocatore giallorosso, fa tutto lui. Porta, va in doppia cifra anche Morgan Antonioni, 10 reti per lui in stagione. Quindi siamo sul risultato di parità. 1-1 tra Lodi e tra Valdagno e Lodi. Ancora Lodi con Nahera a gestire il catalano. Sua per Fantozzi che poi accelera, vede retroporta Felipe Fernandez. Lo scambio tra i due, ancora Fantozzi, cerca l'alzo e schiaccia. Diciamo nel momento di massima pressione Lodi è riuscito a capitalizzare lo sforzo di rimettere in parità almeno il conto delle reti. Ancora Nahera, numero 7 della formazione di... Gigio Bresciani. Intanto c'è già Fantozzi dall'altra parte, lanciatissimo.
palla che torna nelle stecche valdagnesi e comincia a ricostruire Valdagno. Giuliano Giuliani lo ferma proprio Fantozzi, che poi accelera, il più attivo dei suoi adesso il numero 54 Fernandez, va al tiro, ci mette la stecca proprio Piroli. Giuliano Giuliani vede Piroli libero al centro, Piroli prova ad andare lui, riesce anche ad andare alla conclusione, ferma tutto Valentin Grimalt e siamo già dall'altra parte. Nahera per Fernandez, lo schema visto anche nel corso del primo tempo con il portoghese a gestire pallina retroporta, Fantozzi cerca l'appoggio proprio su Fernandez, gioca un giro 3 corto con il taglio adesso di Nahera dentro, prova ad andare giù, va giù Giuliano Giuliani. C'è il fallo di squadra fischiato da Gian Gregorio, pubblico che magari chiedeva qualcosina di più. Riparte Valdagno con Nico Geda e adesso questi 17 minuti che rimangono. Saranno certamente molto più interessanti della fase finale del primo tempo. Entrano Bozzetto e Giovannetti, mischia un po' le carte qui Gigio Bresciani, fa riposare, tiene in campo solo Nahera, fa riposare Fernandez, Nahera, attenzione il numero, so, Giovannetti per Nahera, Bozzetto retroporta, Fantozzi dall'altra parte, doppia finta su Geda e si muove bene qui questo numero 54 Bozzetto, prova ad accentrarsi Liam Bozzetto, Nahera va giù, c'è il raddoppio su di lui, gli ruba palla Piroli che poi va uno contro uno su Liam Bozzetto, la mette lì per Nico Geda. Tappin ravvicinato, ma la muraglia verde lì dice di no. Per il Valdagno dentro anche Emanuel Garcia. E riceve adesso da Xavi Rubio. Ancora da vedere Piroli, buono il suo rientro anche in questa fase di gara. Perde palla, adesso mi smentisce subito Liam. La ripartenza di Bozzetto per Giovannetti, ancora Bozzetto. Testa alta, scarica per Nahera, prova ad andare il catalano. Scarica largo, attenzione perché c'è Manuel Garcia. Prova ad andare lì. Da uno contro uno, c'è il raddoppio su Garcia. Siamo già dall'altra parte, Nahera, la deviazione di Fantozzi leggermente sotto misura. Nahera che accelera e riparte, arriva dal Sarzana e questo catalano, pallina che è uscita sotto la curva nord valdagnese che stasera sta sostenendo come fa la sud dell'Odi i propri beniamini in pista qui. Nico Geda intanto su Fantozzi, alla meglio il 54, che poi però chiede un po' troppo.
Bene, si è sistemata la porta che Fantozzi aveva sradicato dalla sua posizione. Palla che sarà biancazzurra, rientra anche Nicolas Barbieri, si butta subito nella mischia. Giovanetti, Barbieri, Bozzetto e Fantozzi. Guadagno intanto con Xavi Rubio, Nico Geda che tiene pallina sull'attacco di Barbieri, Piroli. Perché deve andare via Piroli, recupera in seconda battuta, sfrutta e rimbalza sulla palla australiana Bozzetto che scarica per Nicolas Barbieri, che perde palla, Nadini, Piroli, Nadini! Bravo, un rigore in movimento, trova lo specchio della porta il numero 4 Valdagnese. Ora Bozzetto con Piroli su di lui, accelera Rubio, lo lascia lì, e 51 da giocare, Valdagno e Lodi sull'1-1. Bella partita stasera qui al Paralido, ancora tutto da giocare, 13 e 50. Fantozzi che accelera, rischia un po' lì su Barbieri in appoggio. Nadini recupera palla e poi prova a metterla lì centrale. Gli risponde da par suo Valentin Grimalt. Adesso è Lodi che riparte, Nicolas Barbieri torna sui suoi passi, ricomincia a ragionare Lodi. Giovannetti ancora per Fantozzi, un po' playmaker, faro, marcatore, fa un po' tutto il numero 54 giallorosso per la formazione di Gigio Bresciani. Ancora Bozzetto alle prese con Nadini, trova un bel passaggio su Giovannetti, Liam. Palla che poi si impenna, Ojeda fa ripartire Nadini. Nadini però è da solo, allora chiama in causa Piroli che parte dalla sua tre quarti. Adesso Rubio per Ojeda, ancora Rubio, là davanti c'è Davide Nadini, pallina che si impenna lì davanti a Grimalta e non ha problemi a controllarla Fantozzi. Davide Piroli che capisce le intenzioni del numero 54 giallorosso. Lo scarico per Nadini che prova ad andare via, lo ferma proprio Bozzetto. Fantozzi dietro per Barbieri in passaggio no look per la corrente giallo-rosso. Adesso ritmi che si stanno naturalmente alzando perché con lo scorrere dei minuti sarà importante capire chi delle due formazioni punta di più alla posta piena. Nico Geda per Xavi, Coro Geda, c'è il cambio, fuori Piroli, dentro Motaran, poi scivola, scivolano in due, prima Rubio poi Giovannetti. Pallina ancora in gioco, 11 minuti alla fine, Nico Geda carica il tiro, non trova la porta, Rubio. Salomonica, palla 2 fischiata da Gian Gregorio, ma time out Valdagno per Luca Chiarello, il momento di
capire cosa fare di questi ultimi 10:50 che mancano alla fine. Andiamo a vedere i risultati dagli altri campi della Serie A. A Monza, Monza 1, Follonica 0. A Montebello, Montebello 1, CGC Viareggio 2. A Montecchio Precalcino, Montecchio 0, Vercelli 3. Mentre a Forte dei Marmi, Forte 3, Grosseto 2, ribaltata di nuovo la situazione a favore del Forte. In quel di Sarzana, Sarzana 4, Sandrigo 2. Anzi 4-3, appena cambiato il punteggio proprio in quel di Sarzana, Sandrigo dunque la riapre, non molla. Squadra che rientrano in campo per questi ultimi 10 minuti e 50 secondi. Lodi con 7 falli, Valdagno con 5, può gestire ancora con massima tranquillità il bonus falli, la formazione ospite. Intanto pallina che ricomincia a correre come il display sul del cronometro. Xavi Rubio riconquista una pallina, si presenta lì, la scarica per Nico Geda. Stavolta gran parata di Valentin Grimalt. Gran palla con la mano di ritorno lì, grande. Grande intervento del numero 12 Lodigiano, a dire di no al tentativo di Nico Geda. Intanto siamo già dall'altra parte, Fantozzi. C'è Motaran per Nico Geda, ancora Motaran, si perde la possibilità di andare al tiro perché chiude prontamente la difesa giallo-rossa. Xavi Rubio a ricostruire, la pallina bassa lì, la recupera Motaran che poi prova ad andare via. Lo scarico per Rubio. Nadini tiene palla, Nadini c'è il fischio di Ferraro e Bozzetto la scarica a Barbieri, rientrato Ale Facin. Facin, Bozzetto, Barbieri e Giovannetti. Attenzione, c'è un mezzo errore qui, può andare, no, Nico Geda gliela sposta lì. Non è che avesse molte alternative, Geda stava andando al tiro. E adesso pallina che scotta perché importante opportunità, ci va. Se la carica sulle spalle, sulle sue spallone, Davide Motaran. Sotto la curva dell'Odi, Grimalda che si sistema. Opportunamente. Vediamo un po', tutto pronto, c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani. Poi da questo punto di vista ci pensano Ferraro e Gian Gregorio a rispettare quelle che sono le tempistiche. Indubbiamente scarica un po' di tensione qui sia Valentin Grimalt che Davide Motaran, che era già pronto al tiro. Il
neanche per Montaran racconteremo le statistiche che sono comunque a disposizione sul sito FISR. ...9:35 da giocare, Valdagno 1, Lodi 1, tutto pronto, Montaran contro Grimalt. Fuori la conclusione di Montaran, poi ci riprova, è stoppato proprio da Nahera. Aggiorniamo anche le statistiche di Davide, 2 su 6 per lui in questa stagione nella realizzazione dei penalty. Non ha trovato lo specchio della porta, voleva la pena comunque di rischiarla perché con Grimalt in porta a tirare un rigore centrale fai a meno. Ci prova Rubio, va giù lui, vede Nico Ojeda dall'altra parte, Ojeda si accentra, la mette lì ma è centrale la conclusione dell'argentino, non ha problemi a gestire Valentin Grimalt, argentino anche lui. Intanto Nahera fa girare pallina Morgan Antonioni, l'autore della rete del pareggio. Ancora Nahera, Antonioni, Facin. Adesso sembra Lodi che voglia chiamare fuori la difesa del Valdagno quando mancano 8 e 18 alla fine. Attenzione Filippe, la può scaricare lì. Sigilla il palo, sgaria col guantone, gli risponde prontamente. C'è già Nahera pronto dall'altra parte. La riconquista Nadini di forza. Ancora Xavi Rubio dietro per Nadini, che poi la riconquista sul tentativo sul raddoppio di Nahera. Fischiata a due perché probabilmente è finita nella rete, nella parte posteriore della rete, difesa da Valentin Grimalt. Pallina giallorossa, ricomincia a correre il cronometro, 7:40. Felipe Fernandez fermato. Ancora Rubio. Ojeda prova ad andare un cambio di lato da solo, ne fa fuori due. Facin, Nahera per vie centrali, scarico per Facin, poi Antonioni, giro 3 sul centrocampo, la rischia un po' qui. Ancora Felipe può guardare verso la porta di Sgaria. La risposta sul tiro di Facin proprio di Bruno Sgaria col guantone. Sesto fallo del Valdagno, situazione falli 6-7, 6 Valdagno, 7 Lodi. Pallina riconquistata dalla formazione di casa, Xavi Rubio, ancora lui, il vero motorino della formazione di Chiarello stasera. Davide Montaran adesso a gestire, lo può scaricare su Nico Ojeda, la finta di Ojeda, lo scarico ancora per Rubio, che riporta su pallina. Ojeda prova ad andare giù, niente, sempre lui, sempre il catalano di turno di fronte all'altro catalano.
Riparte Lodi, Morgan Antonioni. C'è Nico Geda che prova a contrastarlo. Palla per Faccin che aggancia sul lato Balaust. Attenzione Antonioni, gli risponde. Gli risponde Sgaria. Casco e... casco e guantone per Bruno per fermare questa insidiosissima pallina. Ancora Morgan Antonioni, la risposta di Sgaria. Rumoreggia il pubblico, è andato giù Davide Motaran. Tutto regolare per Ferraro. Time out Valdagno, situazione falli in perfetta parità, 7 pari così come le reti, 1-1. Fuori Nadini e Ojeda, dentro Giuliani e Garcia. Aveva deciso di giocarsela, se la gioca Luca Chiarello con Giuliano Garcia davanti, Rubio e Motaran dietro. Ultimi 5 minuti, 5 e 12 alla fine. Partite di hockey che, lo dico sempre, non finiscono mai. Specialmente in questi minuti qui, i secondi scorrono. Sembra un altro fuso orario. Andiamo a goderci lo spettacolo in pista intanto. Palla giallorossa. Nahera avrà a disposizione Faccin e Antonioni. Vediamo un po'. Faccin, pallina alta. Sarà Motaran a toccare pallina, sempre per Xavi Rubio. Adesso aumenta la pressione lodigiana. Motaran, Nahera. Capisce tutto però Xavi Rubio. Fallo numero 8 per la formazione di casa. Attenzione perché a 10 scatta la punizione di prima. La falta di primera. Il bonus per il numero di falli di squadra. Adesso una gara per Antonioni, si prova ad accentrarsi, Morgan ritorna sui suoi passi, scarica ancora su una gara. Che va al tiro, pallina che resta lì. Palla 2. Garcia contro Faccin. Alla meglio Emanuele Garcia. Ancora Xavi Rubio che accelera dalla parte opposta a quella che di solito utilizza per portare su pallina, e quella lato opposto a quello dove è la nostra tribuna. Eccolo qua, scarico per Giuliano Giuliani, prova a fare tutto lui, perde palla Morgan Antonioni. Nahera a largo per Fernandez che è rientrato in pista. Adesso sta giocando col meglio che ha. Anzi, secondo me mancherebbe Fantozzi qui per completare il giro. Attenzione Antonioni, pallina che gli va via. Nahera prova ad andare giù. Scarico per Faccin, la botta di Faccin.
Giuliani vede, no, vede Xavi Rubio che si è trovato a tu per tu con Grimalt, e qua lo dicevamo, ad aumentare la pressione si corrono questi potenziali naturalmente rischi, perché poi è tutto assolutamente controllato. Giuliani intanto che va a prendersi il nono fallo, anzi l'ottavo fallo anche per Lodi, quindi adesso vanno un po' centellinati per questi prossimi tre minuti e un secondo, e lo diciamo perché anche un secondo può essere fatale, specialmente nell'hockey pista. Ne sa qualcosa proprio la Serie B del Valdagno, Serie B girone C, che in vantaggio 6-5 a 2.54 dalla fine ha subito il gol a 0-0. Torniamo in diretta con Giuliano Giuliani che ci prova, il schiaccio intercettato. Valdagno comunque esce 6-6 da quel di Trissino, considerando che il portiere titolare è in panchina qui con la Serie A, Giulio Checchetto. Antonioni, pallina larga, riparte sempre lui, Xavi Rubio, più attivo stasera proprio Rubio, va a cercare di sorprendere Grimalt. C'è una gara già dall'altra parte, il tunnel, ma Motaran non ci casca e reagisce. Poi chiama anche pallina Davide Motaran, cerca di andare via, subisce un colpetto, niente male. Fallo numero 9 per il Lodi e time out per Gigio Bresciani, 1.46 ancora da giocare in questa interminabile sfida. Abbiamo già due risultati finali intanto della Serie A, Montebello e Viareggio, pareggio 2-2, mentre in quel di Montecchio Precalcino Vercelli porta a casa i tre punti con un 4-0. Sarzana e Sandrigo sul 5-5, mentre Forte dei Marmi avanti 4-3 sul Grosseto. Partitona anche a Sarzana, 10 gol. Partitona anche qui con meno reti, ma gran bella partita sia per un ritrovato spirito anche delle due, grazie alla presenza di entrambe le tifoserie. C'è anche una bella cornice di pubblico, come si dice in questi casi. 1.46 ancora da giocare in questo secondo tempo. E attenzione, perché adesso ogni pallina può risultare mortifera. Lodi con 9 falli, vediamo un po'. Antonioni, lo scarico per Nahera, ancora Facin Nahera si allarga al catalano, c'è Felipe Fernandez adesso al centro dell'attacco lodigiano. 11 secondi per andare al tiro per i giallorossi. C'è un mezzo errore qui, Motaran la può gestire. Comincia l'ultimo giro di lancette, come si dice. Giuliano Giuliani per Xavi Rubio, ancora Motaran. 27 secondi, non potrà tenere palla fino alla fine la formazione di casa. Rubio non trova lo specchio della porta, attenzione qui Morgan Antonioni qui con la stecca manda per le terre Giuliani, ci poteva stare anche altro. Attenzione Nahera, il tentativo di Felipe Fernandez, ancora Morgan Antonioni,
colpisce a da terra, secondo me, però tutto regolare. 10 secondi. Ancora Najera, prova ad andare lui. Qui Felipe Fernandez che si meriterebbe un cartellino per una simulazione del genere. Va bene. Finisce 1-1 tra Valdagno e Lodi. Valdagno ferma la corazzata lodigiana con una bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Adesso c'è qualche scaramuccia tra i giovani leoni qui, tra Morgan Antonioni e Giuliano Giuliani. Dunque ricapitoliamo, termina 1-1 il gol iniziale di Giuliano Giuliani, il pareggio nel secondo tempo dopo 5 minuti di Morgan Antonioni, poi occasioni da una parte e dall'altra, ma sostanziale verdetto di parità che mi sento di condividere. Per Valdagno la consapevolezza di un percorso in crescita e un altro punto in serie positiva per la formazione di casa. Per il Lodi la necessità di andare a cercare punteggio pieno sui prossimi campi, mancano 6 partite alla fine, 5, e quindi sarà assolutamente necessario rimpinguare quello che sono gli attuali 38 punti della formazione ospite. Valdagno che sale a 22, non avvicina Vercelli che stasera ha vinto con un sonoro 4-0 in quel di Montecchio Precalcino, quindi sostanzialmente Vercelli guadagna altri 2 punti sulla corsa all'ottavo posto. Con le riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zen, la voce di Domenico Tomba. Un cordiale buonasera a tutti coloro che ci hanno seguito. Buonanotte dal Palladio di Valdagno, a risentirci a presto in diretta dalla pista valdagnese.